Buongiorno a tutti, anche oggi vedremo una ricettina non facile stavolta, un po' più complessa, giusto per gli amanti della cucina e giusto perché così abbiate un po' di tempo per passare un po' più il tempo in una maniera un po' più difficile del solito, ecco insomma. Quindi oggi andremo a fare un uovo poché alla diavola, quindi già dal nome, insomma, è già un dire. Per fare questa ricetta vi servirà un uovo, 1 litro di acqua, 100 ml di aceto di mele, del sale grosso o del sale di Maldon, pepe nero appena macinato, 100 g di passata di pomodoro, dei peperoni multicolori, ma comunque ne bastano delle listarelle, quindi se a casa avete un peperone di un colore solo, non è che cambia più di tanto, quindi se vi avanza a casa, bene, se ce li avete, vi serviranno poche listarelle, poi dipende sempre per quante persone. Io ve la sto raccontando per una. Dell'olio extravergine d'oliva quanto basta, una fetta di pan carré, sempre senza crosta, un quarto di cipolla o se avete gli scatolini da soffritto di cipolla già in casa, quelli da surgelare, va benissimo lo stesso, 12 g di farina 00, 90 g di acqua, che non c'entrano niente con il litro di prima, dell'olio di semi di arachidi per friggere, e 3 grammi di paprika dolce e un piccolo peperoncino fresco, non troppo piccante o più piccante se invece vi piace che sia bene alla diavola. Procedimento. Allora, la prima cosa che dovrete creare, che poi vedrete alla fine nella fotografia, è il corallo. In pochi sanno che cos'è e in pochi l'avete fatto sicuramente. Non è altro che una maglia fissa di pasta fatta di farina e paprika. Quindi entriamo nell'ordine delle idee di capire come funzionerà, ma ovviamente dalla fotografia lo capirete benissimo, è più difficile spiegarlo che vederlo fatto. In una piccola padellina antiaderente, circa di 20 cm, mettete l'olio di semi, di arachidi, a un velo proprio, un velo sotto, stendendolo con la padella. In un becher da mini pimer a frullatore immersione aggiungete l'acqua, la farina e la paprika dolce, frullate per circa 1 minuto in modo che tutti gli ingredienti si amalgamino tra di loro. Quando la padella sarà abbastanza calda, non dovrete friggere, ma abbastanza calda, cominciate a versare 2 o 3 cucchiai di prodotto all'interno, mescolate un attimo con una forchetta in fretta e lasciate fare che le bolle creino il resto praticamente. Una volta che praticamente si è addensato tutto, si formerà una maglia croccante, ma non lo vedrete subito, lo vedrete dopo 5 minuti di cottura. Quindi portate pazienza e attendete, perché all'inizio sembra che non venghi, ma poi alla fine il risultato sarà palese. Togliete dal fuoco, lasciate raffreddare e con una piccola paletta sottile toglietelo e appoggiatelo su una carta da forno, su una carta assorbente per lasciarlo raffreddare e lasciare sgrossare comunque quel po' di olio che c'è in eccesso. In una bistecchiera invece prendete le vostre listarelle di peperoni e con un filo di olio d'oliva incominciate a saltarle e a grigliarvi un pochino il vostro peperone in modo che sia bello aromatizzato e che abbia delle belle note di griglia, insomma di sbruciacchiettino intorno che dà quella bella sensazione di griglia che in questo periodo non riusciamo ad avere. Fatto questo, che la padella è già un pochino unta, passate la vostra fetta di pan carré sopra la griglia e tostatela o la grigliate praticamente, insomma. Deve avere quel bel effetto un po' croccantino, dovrà rimanere simile fetta biscottata, ma non come una fetta biscottata ovviamente, un po' morbida, un po' croccante. In base al piatto che userete, nella foto io ho usato un piatto rotondo, come un coppapasta ho reso la nostra fetta di pan carré rotonda. Se avete un piatto quadrato, lasciatela pure quadrata. L'importante è che venga ricoperta, sarà nascosta da tutto il resto del prodotti che ci andremo a mettere all'interno del piatto. Altra cosa che dovrete preparare sempre a parte, in un piccolo pentolino facciamo una passata di pomodoro con una dadolatina di cipolla, olio e sale e ci facciamo questo ristretto di pomodoro, quindi una sorta di sughetto come se dovessimo preparare un sugo per fare la pasta. Cercate di tenere tutti e tre gli alimenti in caldo perché l'uovo farà presto a cuocere. L'uovo poché non è altro che l'uovo in camicia e arriviamo al dunque. In una pentola a bordi alti mettiamo il litro di acqua che abbiamo detto,
Lo portiamo quasi a bollore, circa 85-90 gradi. Quando l'acqua stremola in superficie, sarà ora di versare all'interno i 100 ml di aceto di mele, nel mio caso ho usato, va benissimo anche quello di vino, se volete un'acidità un po' più importante. Fatto questa cosa qui, prendiamo l'uovo, lo apriamo e lo mettiamo in una ciotolina. Con l'aiuto della nostra ciotolina, prima di versare l'uovo all'interno, con un mestolo creiamo un vortice all'interno della nostra pentola. Tolto il mestolo, andiamo ad adagiare l'uovo direttamente al centro del vortice e facciamo cuocere il nostro uovo in camicia, o meglio poché, con il suo nome, da dove deriva. 2 minuti in acqua, non di più, con una bella ramina. Passati 2 minuti lo preleviamo e lo appoggiamo un attimo, solo un secondo, per fermare la cottura all'interno di una bacinella di acqua fresca o a temperatura ambiente, ma per pochi secondi, per togliere l'acidità e per fermare la cottura. Impiattate mettendo sotto il pane nel vostro piatto. Decorate sopra con la vostra passata di pomodoro, l'uovo poché al centro, guarnite con i peperoni e ricoprite sopra con il vostro corallo. Difficile da spiegare, ma molto più facile da fare alla fine dei conti. Guardando la fotografia vi renderà tutto più semplice. Grazie e buone prove a tutti!